Ragazzi, Ciao ragazzi. allora quest'ultima parte è, diciamo, rivolta se avete la possibilità di andare a fare un po' di corsa vicino a casa. Sapete che gli spostamenti sono altamente sconsigliati, quindi l'attività deve essere svolta vicino a casa. Se avete un parco che rimarrà aperto, se avete un argine, anche eventualmente una strada poco frequentata, non è un problema. Potete comunque fare dell'attività di corsa, questo per migliorare la vostra capacità aerobica e quindi anche il sistema circolatorio viene stimolato e anche il metabolismo. È un modo per mantenersi in forma. Noi vi diamo un suggerimento di allenamento tipo soprattutto per principianti, cioè per chi non è avvezzo a queste cose, per chi non è allenato, per chi non è abituato. Chiaramente chi sarà più allenato potrà incrementare le velocità o aumentare invece il volume del lavoro, cioè la quantità di variazioni che noi proponiamo. Inizialmente è consigliabile fare 2 minuti di corsa lenta, giusto per iniziare a correre, alcuni sportivi lo chiamano rompere il fiato, dopodiché vi fermate e fate qualche esercizio di stretching attivo, molleggi, slanci, così, generali, senza forzare troppo. A questo punto, se avete intenzione di fare le andature tecniche di corsa e di preatletismo che abbiamo illustrato nel tutorial precedente, questo è il momento giusto. Potete svolgere quelle attività, potete svolgere anche qualche esercizio in più che conoscete, dopodiché potremo cominciare con l'attività aerobica vera e propria, cioè cominciare con un'alternanza di corsa e camminata regolata sulla vostra capacità. Diciamo che i battiti cardiaci dovrebbero, durante la parte di sforzo, non salire mai sopra i 170 battiti al minuto, ma essere superiore ai 140. Potrete controllarli con dei cardiofrequenzimetri, con gli orologini che ormai girano, che sono, vi fanno di tutto meno che il caffè, oppure semplicemente provando o a livello giugulare o con 2 dita provare a misurarvelo qui sulla parte radiale. E provare a sentire il battito in 10 secondi, moltiplicate per 6 e avrete il battito al minuto. Quindi, come svolgere questa attività? Si parte con 5 minuti di corsa, il ritmo deve essere un pochino più intenso rispetto ai 2 minuti fatti prima di riscaldamento. Al termine di questi 5 minuti avremo 2 o 3 minuti, a seconda di quanto siete affaticati, di camminata. La camminata, che può essere all'inizio molto lenta per facilitare il recupero, man mano che il recupero aumenta, può anche aumentare la velocità della camminata. Per poi andare a correre per altri 3 minuti, l'intensità quindi crescerà un pochettino, sempre mantenendosi nel range di battiti cardiaci che dicevamo prima. Dopodiché altri 2 minuti di camminata per il recupero, 3 minuti di corsa e via così alternare 3-4 minuti di corsa a 2 minuti di recupero. Il recupero è consigliabile farlo sempre in movimento, camminando meglio o, se siete un po' più allenati, anche corsetta molto lenta, in modo da alternare una corsa più veloce a una corsa un pochino più lenta. Il totale della corsa alla fine dovrebbe essere tra i 20 e i 30 minuti di corsa effettiva, fatto salvo quindi i tempi di recupero. Quindi, quando volete correre 20 minuti, calcolate 5 minuti più 2 di pausa più 3 fanno 8 minuti, non 10. Questo è quello che vi consigliamo per mantenere un buon livello aerobico e anche dare un po' di stimolo al sistema cardiocircolatorio.